Appassionate e appassionati dei film horror, stasera commenteremo per voi il trailer di Serpente a sonagli, in arrivo su Mamma mia. Netflix il 25 ottobre. Breust, una tua battuta. La mia battuta è: gli horror di Netflix non mi hanno mai convinto, però magari questa volta. Stavolta sarà un grande Stavolta film. sarà un grande film. Vai Dai. di sigla! Breust. Vediamoci il trailer Eccoci, di questo Serpente grande sonagli. Serpente a sonagli. So che tu sei un amante degli animali. Assolutamente. Poi ti racconterò del mio ultimo acquisto che ho fatto. Infatti, poi. Termini animali, esatto. E ti stupirò. Una Bravo. Cosa che. Il serpente a sonagli non ce l'hai, spero. No, non ce l'ho. Okay. Che potrei regalare anche a te un giorno. Ok. Chi lo sa, tesoro? Vabbè, già il titolo mi fa capire cosa può succedere. Vabbè, questo è scontato. Ok. Classico morso. Prende un cazzo, la domanda. Però. Però c'è un container in mezzo. C'è sempre un container. Sei fortunata, cara. Ho curato parecchi morsi. Ah, wow, beh, sì, è realistico, eh. Ma. Ah, cura miracolosa. Niente di questo ha un senso. Pensare che stavamo per perderla. Questo dottore. Ciò che è stato fatto a sua figlia non costa poco. La sua anima è stata risparmiata. Attenzione. E ora lei ne deve una in cambio. Oh, madonna, che è la morte, questa la sua anima sarà stragone. Attendo solo fino a tanto. Può essere. Farebbe meglio a darsi da fare. Ma. Guarda, dopo vedere. Prenderà può essere di chiunque a sua scelta. Ma deve essere umana. Mi ricorda tanti film questa storia. Togliere una vita per un altro. Posso vederglielo negli occhi? Era questa scena però. Aiutatemi presto! Anche Prezzi sa tutto. Ti voglio tanto, tanto, tanto bene, tesoro. Breust! Mamma mia! Questo dovrebbe essere un horror? Ma non lo so. Allora, c'è. A parte che non c'è neanche la pagina su Wikipedia per cui recuperare le informazioni su questo film. Wow! Wow! Questa è tanta roba. Non è stato facile, sono riuscito su altri siti, ma okay. Wikipedia non è ancora aggiornata. Non è ancora aggiornata. Beh, prima o poi ci sarà una poi mega pagina. Lo scriverò io. 25 ottobre non manca tanto. Stroncatura in pieno. Sì, esatto, 25 ottobre manca poco, esatto. Poi vedremo a seconda di quando pubblicheremo il video. Quindi sì, vabbè, comunque questo mancherà meno. Pochi giorni. Vabbè, abbiamo visto intanto questa scena iniziale in cui praticamente la bambina viene morsa, molto, molto semplicemente viene morsa da un serpente sonagli. Un serpente sonagli. Ricordiamo che è letale il morso del serpente del, infatti, morso tu... del serpente sonagli. Non è così istantaneo, ci vogliono un po' di ore, però è comunque letale. Okay. Se non hai l'antidoto, comunque, in questo caso, lei in mezzo al deserto non ha segnale, non ha nessuno. Si però rivolge. c'è questa casa. Bosna è casa, insomma, casa, chiamala sì. Casa container chiamiamolo container proprio in mezzo a nulla, è già un po' una cosa sospetta. E vediamo e questa losca figura che mi già... sa molto di o strega o sciamana o qualcosa okay. Che guarisce il morso, che vista da là in lontananza dici magari sembra sì. Un'entità soprannaturale, sì, invece no, invece una persona, no, normale. Una persona normale, però la faccia è quella da e non, sciamana, si sa, e non si sa che cosa gli fa alla bambina, solo che la guarisce. Vediamo la situazione iniziale. Vedi già com'era, esatto, necrosi, gamba devastata, già da, praticamente spacciata. E dopo un po' invece, trac, guarisce, la guarisce. Perfetta. Quindi che cosa è successo? Magia? Non può essere l'antidoto di sicuro. No, magia nera. Magia nera. Vabbè, la storia va avanti e arriva questo qua. Questo qua. Che allora, mi sembra di aver notato qualcosa. Ecco, dimmi. No, intanto sembra... io dico che questo qua. Vai. Gli chiede in poche parole il costo della salvezza della bambina è un'altra anima. Ok, veramente. Un'anima in cambio, un'anima quindi in una cambio. Specie di morte. Di morte, bravo. No? Una specie di morte o comunque... Mi è sembrato, appena lo vediamo un attimo, giusto per non perdere un'ora a cliccare, mi sembra di aver visto che sulla camicia intanto tutti la guardano come... E questi qua invece chi sono? Allora, io vedo uno con lo zaino. È ancora, questo qui è ancora il tipo, forse. È ancora il tipo. Uno con lo perché zaino, mi sembra. Ci va in giacca e cravatta a no, fare le escursioni. Infatti, assolutamente. Gli altri due invece sì, mi sì. Sembrano. Ok.
Cioè, sembra che tutti sappiano comunque cosa sta succedendo. A meno E siamo che tutti già morti? Ecco, no, che sia. guarda cosa ho notato io. Lo vedi qua? Non è ferito al petto? Ah, ok. Non, o che siano già tutti morti, come dici te. Quindi può essere Fantasma, tipo un può fantasma? Uno essere, spirito bravo, dannato, può essere un'anima? quello che si è fermata la macchina, quindi è già che è gravata, stava facendo un viaggio. L'escursionista con lo zaino e l'altro, idem più o meno, o il Ok, questo cacciatore, quello sembrerebbe che può essere. accoltellato, visto così, però. Bravo, sì, beh, comunque sono le anime che secondo me sono state date Che in stanno. cambio sempre per un Ah, una roba discorso. ciclica. Sì, secondo Tipo, me. e qui possiamo citarne l'ultimo che Tipo. abbiamo visto, Obbligo Verità, che c'era Ah, una roba più o bravo, meno sì, simile, no? bravissimo, Dovevi sì, però scaricare la rogna su adesso non qualcun mi vengono in altro. mente, ma ce ne sono una marea così. Esatto, quella Questo. che c'era, che dovevi fare sesso con un altro per trasferire. Ah, Te lo ricordi? Quello è è bello, quel vero, film lì. bello, Adesso sì, non mi non mi viene il titolo, ricordo, però. lo metteremo. Esatto, e abbastanza recente, però è stato un grande successo. E poi tanti altri. Tanti Sì. con il gioco, comunque la maledizione, Secondo no? me, come dici te, siano le tre anime Sì, perché precedenti, le facce di diciamo. queste persone mi sembrano tutti abbastanza dei derelitti, no? È Cioè, vero. come se, cioè, non mi sembrano tanto allegri a È vederli. vero. Persino il bambino là che a un certo punto arriva. Intanto 7 ore per togliere una vita, quindi vuol dire che deve arrivare C'è entro il limite classico mezzanotte. anche qua, Ok. siamo sempre al solito discorso cronometro, comunque tempo Esatto, alla qua arriva il mano. bambino. Lei è un'attrice che abbiamo già visto? Poi ti dico dove. Sì, perché non è un viso nuovo, il bambino è bello. Bambino inquietante anche lui, eh? E Sì. poi sembra che voglia sfondare con la testa Bravissimo. quindi, vabbè. Quindi Sì, è un ti nato spirito anche questo. do due Dimmi lei, informazioni, bravo. proprio poche. Intanto il regista, l'australiano Zach Ildich, che ricordiamo per un'altra esclusiva Netflix, 1922. Non so se l'hai già vista. Ecco. Certo, sì. Vabbè, lasciamo perdere. Ah, puoi dirlo, Figo. tranquillo. Io l'ho No, visto, però sì, no, basta che ma. non mi racconti la storia, poi. Ah, l'hai Non visto? l'ho Ah, ancora non l'hai visto. visto? No, niente, È tratto da un niente di romanzo di Stephen che. King, tra Sì, l'altro. ma purtroppo, guarda, di Non vuol film dire. tratti dai romanzi di Stephen King ne salvo veramente poche. Ok, quindi Se non merita devo salvarne particolarmente. uno solo che è stato un capolavoro assoluto, è Miglio Verde, ma il resto, Ok. sinceramente, adattati male. Comunque sì, no, puoi guardarlo, niente, Non è non è orribile. orribile, no, quello no, Ok. quello no. L'attrice si chiama Carmen Ejogo Dai, e l'abbiamo vista in un sacco di film, però adesso non so se in dimmi parti le. principali, te ne dico alcuni. Anarchia, Giorno del Ok, Giudizio, perfetto, che è sequel perfetto. del Sì, primo. ecco che mi Nei due ricordava. animali fantastici, non mi chiedere in che parte No, questo non me lo perché. ricordo. Forse uno E. del consiglio, però non vorrei Sì, la sbagliarmi. maga sarà stata, Sì. boh. E in Alien Covenant, tra i vari. Che In Alien Covenant? sinceramente non ho idea No, di dove zero, ma fosse, sarà ma stata una che sarà particine. Sì, morta. dopo 2 minuti. No, forse era una dell'equipaggio dell'astronave, sai che c'era la Sì? È scena sull'astronave, mi sembra adesso che mi fa vero. venire in Può essere, mente. sì. Beh, comunque la particina. Quindi, vabbè, non, grandi comparsate, però ovviamente non è un'attrice di richiamo. E il prete invece, che ruolo avrà nella storia? Non lo so, ma Intanto questa chiesa mi sembra un po' un po', sconsacrata, infatti, eh? O sbaglio? leggermente, Quindi leggermente. forse anche lui morto è una Può specie di essere, per me fantasma? sì, è un discorso che lei vede tutte le anime che precedentemente sono state sacrificate, diciamo, per Ok. andare avanti con il ciclo. E quindi Quindi il nella storia, bambino, il diciamo, gli prete, anime dannati. altri. E lei dovrà Beh, allora sacrificarne no, allora alla fine tutto un'altra. sommato, se... o comunque un paranormale, Sì, vogliamo dire? non lo so, a me sa molto Una roba tipo il di. sesto senso? Bravo, ma molto di sciamani, cose di questo genere. Antica leggenda, cose. Boh, un rito che va ripetuto sempre. Comunque che capita, ma non è detto che il serpente era lì apposta anche per Ok. morderla. Insomma, Certo. lo morde lì e c'è la casa proprio lì, c'è Un un po' po' strano, un cose po' così. sospetta la cosa. Capito, E quindi. dicevi Il fatto quindi. solo che, scusami, se lei vede che sta per cambiare la gomma, quindi c'è stata una foratura, un qualcosa, quindi sembra che chiunque passi lì in quel Gli capita momento gli qualcosa. capita qualcosa e quindi venga Ok. morso Ok. per aver bisogno lei, dico lei perché vedo adesso la sua immagine, la sciamana qua comunque, Sì. per andare avanti a vivere, non lo so, per Ah, beh, può anche allungarsi la essere una vita, storia non lo così. so, la Può butto lì essere. così, O non lei è già sapendo morta, niente, magari è bravo, comunque capito, ha la dei butto lì poteri. così. Ok. Stavi dicendo gli horror di Netflix, quindi un po' Un po' che deluso. l'ultimo che ho visto è stato nell'Erba Alta, se non mi ricordo male il titolo. Non ce l'ho Sì, presente. nell'Erba Alta, Ah, che sì, tutto ok. Ah, sì, adesso mi in ricordo. questa Erba Alta, sì, ma veramente, No, cioè, non è bello. Con l'attore di The Conjuring, no, mi ma pare. sì, ok, l'attore, vabbè, per l'amor di Dio, però ogni tanto lo ne butta dentro qualcuno di famoso. Sì, non è questo il caso, Però sinceramente. sinceramente Netflix, secondo me,
di grandi film ne ho visti veramente pochi. Le loro produzioni. Allora, proprio ultimamente ho visto l'ultimo del Camino, che l'hanno sponsorizzato alla grande, sì, che è la storia di quelli Breaking Bad. Ok, sì. Anche lì però, secondo me, è delusione. Ottimo nelle serie TV, secondo me. Ah, beh, quello sì. Ottimo nelle sue serie TV. Mi raccomando, non seminiamo il panico perché stiamo aspettando The Witcher e vogliamo che sia straordinario. Assolutamente, sì. Perché se mi cascano lì, rischiano l'abbonamento. Bravissimo, rischiano l'abbonamento. che poi adesso Netflix è andato su Sky, ha avuto l'accordo con Mediaset, ricordiamolo, anche Mediaset 7 film ha preso per starvi aggiornati, ragazzi, sempre aggiornati. E quindi secondo me è molto più Casa di Carta, Stranger Things, le serie TV sono molto più forti. Alcuni film piacevoli, ma non capolavori. No, secondo me, punto di vista. Io penso di aver visto tutti quelli di fantascienza, le loro produzioni, e sono d'accordo con te. Bravo, cioè, veramente pochi che si salvano. Pochi, però vabbè, tutto sommato. Preferirei magari mettessero un po' più di film, non loro. Magari anche vecchi, per esempio, che stanno facendo, magari ricordiamo, visto che stiamo parlando di horror, che comunque mese di Halloween, ovviamente ottobre, sono stati intelligenti, che hanno messo una serie di film horror classici, hanno messo un po' di Nightmare. Perché pensi che metteranno anche un po' di Halloween? Ce ne sono già, ma ne metteranno quanti ne hanno messi? Allora, ne ha messi tre. Allora, non ha scelto proprio i migliori, ti devo dire, perché ha messo H2O. Okay. Hanno messo quello dopo H2O, quindi ancora con Jamie Lee Curtis, quindi H2O in realtà non H2O, che chiamo H2O, ma sarebbe quello ambientato 20 anni dopo, per intenderci. Okay. Poi quello subito dopo, e ha messo credo Halloween 6, che è una cagata, vabbè, comunque. Però magari però ha messo tre, i primi tre Nightmare, i primi tre Scream, qualcosa di Venerdì 13. Sì, qualcosa c'è, sì. Ok, sì. Perlomeno li avevano messi in passato, avevano messo parte 2, poi adesso forse c'è parte 5, non vorrei dire una cazzata, mi pare c'è parte 5. E qualcosa stanno mettendo. Porta? No, forse quello l'avevo visto su Amazon Prime. Su Amazon Prime. Ok, Prime Video. Vabbè, ormai, arriverà, dovrebbero mettere anche ragazzi, quello. Noi abbiamo tutto. No, più che altro ci piace cercare gli horror, per cui ci informiamo. Noi abbiamo tutto. Solo un accenno, per comunque gli appassionati del genere, fra un po' uscirà la serie TV su Sky o comunque dove volete vederla voi, di Watchmen. Ok. Ne parlano veramente bene. Sì, è vero. Ho visto anche i trailer, sembra interessante. E io sarei molto interessato, sarei sicuramente da vedere, perché comunque Watchmen è sempre stato... La fanno su Sky? Su Sky. Non sapevo. La vedremo su Sky, senza dubbio. Ma vedremo anche Sky, vero? Come no? Va bene, dai, allora... Vedremo questo serpente solare, saprete ragazzi. A breve la nostra, perché comunque c'è tra poco, quindi su Tumblr arriverà la nostra recensione. Lo vedremo assolutamente, e alla prossima, ragazzi. Alla prossima. Dai. Ciao a tutti. Ciao.